Siamo con Samuele Gianlombardo, centrocampista del Brama, soprattutto autore di una bellissima doppietta con la Lavagnese, 4-0 per voi, una domenica strepitosa, ma anche una tua domenica altrettanto strepitosa. Hai messo la firma in questo pomeriggio di calcio, insomma, raccontacelo un po'. Ma è stata davvero una grande partita. Primo tempo impeccabile secondo me, e poi il secondo tempo ci siamo dovuti adeguare all'inferiorità numerica, però secondo me l'abbiamo gestita veramente bene. Infatti abbiamo subito, secondo me, poco o nulla, come ha detto prima anche il capitano nell'intervista. Dal punto di vista mio personale sono contento, è una cosa che mi ha chiesto il mister dall'inizio dell'anno, e farmi trovare lì in area. Quest'oggi è andata bene, dai. Anche perché ti sei mosso molto tra le linee, difatti non davi punti di riferimento alla Lavagnese, li hai messi praticamente costantemente in difficoltà, all'1-0 ti sei costruito sto sinistro nell'angolino e poi ci hai creduto in questo colpo di testa insomma, del gol a fine primo tempo. Il primo gol, sì, è stato, diciamo, un bel gol, onestamente, anche se magari è stato anche il rimbalzo, è stato beffardo per il portiere, però mi prendo i meriti del primo gol, una bella palla di Matte, e il secondo, vabbè, Matte me l'ha messa sulla testa, l'ho toccata, poi anche una deviazione, diciamo che ho avuto la fortuna di fare 3-0, che diciamo ha spezzato un po' le gambe a loro, soprattutto che avevamo appena preso rosso, quindi è stato un gol pesante. Senti, ma dopo insomma, appena 5 giornate di campionato, vedere comunque il Bra adesso a 13 punti, lassù in classifica, è un dato ovviamente indicativo perché sappiamo che la stagione è e sarà lunghissima, però è motivo di grande orgoglio, no? No, assolutamente. Io comunque sto notando che all'interno dello spogliatoio siamo tutti dei bravissimi ragazzi, lavoriamo, siamo tutti a disposizione a fare quella corsa in più per il compagno. Quindi diciamo che tutto ciò secondo me viene premiato anche con la classifica di oggi. E diciamo che è giusto godersela, ma allo stesso tempo adesso è giusto andare avanti. Mercoledì abbiamo Dertona, domenica Chisola, quindi si gioca ogni 2 giorni, e diciamo che non c'è tempo di festeggiare, anche perché abbiamo un obiettivo ben chiaro. Chiudo questo 2004 Gian Lombardo che insomma è arrivato a Bra la passata stagione, ha preso sempre più consapevolezza con questa categoria, ma soprattutto ti stai ritagliando anche i tuoi spazi importanti. No, assolutamente, sono contento, è stato un ottimo inizio di stagione, e si può fare solo meglio, secondo me, c'è tantissimo sempre da migliorare. Quindi mi metto là e lavorerò giorno dopo giorno.